Sindaco, un riconoscimento molto importante per la città quest'oggi. Le celebrazioni di oggi saranno molte, saranno una grande occasione per la città di Bordighera. Sì, beh, un riconoscimento per la città di Bordighera, è un percorso che è cominciato inizialmente con i commissari, poi l'abbiamo proseguito noi con una delibera di consiglio comunale nel 2013, una richiesta di un riconoscimento di un titolo che Bordighera si è sempre chiamata città, ma in realtà non vi è mai stato un atto ufficiale che dimostrasse che era tale. Quindi a maggio di quest'anno il presidente Mattarella invece ha firmato il decreto che ufficialmente fa diventare Bordighera da comune a città. La storia di Bordighera, i personaggi che hanno frequentato Bordighera e quello che hanno portato e lasciato Bordighera è lo strato sul quale si è costruita la nostra relazione ed è il motivo per il quale oggi siamo qua a festeggiare questo importante evento. Oggi la città è in festa, qui a Bordighera Alta adesso, e questa sera si festeggerà con un concerto addirittura. Sì, beh, abbiamo deciso di dividere in due parti la giornata, una prima parte qui in Bordighera Alta, il borgo storico, dove è nata Bordighera nel 1470, e con uno spettacolo itinerante in quattro stazioni dove si racconterà la storia di Bordighera e con un'ultima stazione che è la Bordighera del futuro. Dopodiché verso le ore 16 abbiamo invece il momento istituzionale dove verrà scoperto il nuovo stemma, perché cambia anche lo stemma di Bordighera, quindi cambierà la corona, perché da comune a corona cambia anche questo. E dopodiché ci spostiamo invece nella Bordighera nuova, Bordighera Marina, e con uno spettacolo che sarà un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Bordighera, della durata di circa 3 quarti d'ora, alla quale è invitata tutta la cittadinanza e non solo.